Ciao a tutti, io sono Ilenia, ben trovati in questo nuovissimo video. Mi ero prefissata di portare più quante recensioni possibili in questi mesi estivi e la cosa è durata fino a circa metà agosto, seconda metà di agosto, perché fino a quel periodo avevo letto tantissimi libri, tanti libri belli, però e poi però mi è capitata una cosa un po' brutta. Ossia il blocco del lettore. Non è la prima volta che mi capita e non sarà neanche l'ultima, immagino. Però spero che Nevernight di Dio Christophe possa strapparmi via da questo periodo, anche se in realtà questo blocco del lettore è stato un po' più superficiale, un po' più meno brusco rispetto alle altre volte. Infatti ho letto qualcosa, ho portato avanti delle letture, però purtroppo non ho concluso niente. Sto già leggendo un libro breve che mi sta piano piano aiutando a uscire da questo periodo. Però sono talmente emozionata dall'uscita di Nevernight che spero che sia il libro giusto per riprendere il ritmo che avevo prima. Però vi parlerò sia di Nevernight sia di quest'ultimo libro che sto leggendo in un altro video, in due video separati in realtà. Perché in questo video volevo darvi dei consigli per superare questo periodo di blocco del lettore, perché ammettiamolo, a tutti i lettori è capitato di avere un blocco e non capiterà una volta sola, ma capiterà molto più spesso. Ovviamente io spero che capiterà di rado. Però capiterà, cioè mettetevi la mano in pace che capiterà sempre. Voglio fare però prima una piccola premessa. Questi consigli ovviamente sono personali, quindi io mi ci trovo molto bene e magari chi mi sta ascoltando avrà altri metodi per superare il proprio blocco del lettore, quindi non prendete questi consigli alla lettera, magari potete provare a vedere se su di voi funzionano, altrimenti vi consiglio, questo è quello, il consiglio più importante, di trovare qualcosa che possa aiutare voi, prima di tutto voi stessi. Quindi magari per me funzionano, per voi no. E iniziamo subito con la prima cosa. Allora, questo è importantissimo. Non obbligatevi a leggere. Se non avete voglia di leggere, non leggete. Nessuno vi obbliga a finire quel libro o avere un tot di libri letti per la fine dell'anno, perché non è assolutamente così. La lettura non è una gara, quindi magari io posso leggere 50 libri, c'è gente che magari legge il doppio di me, perché effettivamente c'è gente che legge il doppio di me. Però questo non vuol dire che siamo in competizione, ecco. Perché la lettura è un piacere, prima di tutto. Quindi, se voi non avete voglia di leggere, non leggete, non obbligatevi a leggere. Perché ovviamente ci sono anche persone che leggono tanti libri al mese, chi ne legge 20, chi ne legge 30, insomma, ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha i libri che vuole leggere, chi corti, chi lunghi, insomma, ognuno ha il suo. Questo però non vuol dire che non siate dei lettori uguali agli altri e che i vostri libri siano diversi dagli altri, perché non è assolutamente così. Noi lettori siamo tutti uguali, non c'è il più fregno, non c'è il meno fregno, siamo tutti uguali. Quindi non vi preoccupate, che siamo una community molto bella, noi lettori. Quindi non abbattetevi, soprattutto, questo è un altro consiglio, moralmente non abbattetevi, ecco. Un altro consiglio che vi posso dare è occupare quel tempo che voi occupavate a leggere in un altro modo. Magari trovate un hobby, non so, io per esempio guardo tante serie TV. Infatti io ho recuperato tantissime serie TV nel periodo in cui non leggo effettivamente. In particolare ho guardato Carnival Row con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne, che sono due attori che a me piacciono moltissimo, però di questa serie TV vi voglio parlare in un altro video molto specificatamente, però è una serie TV ben valida, è una sola stagione di 8 puntate, quindi magari potete guardarla anche voi, magari spalmate bene il vostro tempo, non so, magari guardate una puntata al giorno, due puntate al giorno, così almeno avete più organizzazione e non vi focalizzate.
magari solo su quello e poi magari gli altri giorni non sapete che fare, ecco. Magari organizzatevi con degli altri hobby che avete, magari non solo guardare serie TV o film, potete anche, non so, andare a spasso, camminare, correre, fare sport, non lo so, qualsiasi cosa vi passi per la testa e che vi possa piacere, fatelo. Non so, magari andare al mare, fare un bagno, fatevi una nuotata, qualsiasi cosa. Per me è molto utile occupare quel tempo che prima usavo per leggere, guardare magari un film o una serie TV. Un altro consiglio che vi posso dare, questo è anche molto importante, è non riprendere la lettura con l'ultimo libro che avete letto, perché ovviamente un libro può essere la causa del vostro blocco del lettore, perché magari quel libro non vi stava piacendo, oppure è troppo pesante, lo stile di scrittura, tantissime cose possono essere, e quindi non riprendete la lettura dell'ultimo libro, perché è proprio quello magari la causa del vostro blocco, ripeto, quindi non focalizzate su quello, magari non su quel libro appunto e neanche sull'autore, perché magari quell'autore ripropone il proprio stile di scrittura in tutti i suoi libri o quasi tutti i suoi libri, quindi prendete un altro libro e leggete quello, provate a leggere, non sforzatevi ovviamente, però quella volta che avete voglia di leggere fatelo con un altro libro. Io per esempio quando ho voglia di leggere voglio riprendere a leggere dopo un blocco del lettore, di solito leggo un libro semplice, quindi non so, un young adult o anche un libro breve come sto facendo adesso. Infatti il libro che sto leggendo ha 80 pagine, quindi un poco alla volta leggo quello, magari lo finisco e adesso, per adesso mi sta piacendo, quindi avanti così, e potrebbe essere una cosa molto utile magari leggere appunto un libro divertente, anche uno young adult o un libro breve. E un altro consiglio che vi posso dare è non scegliere il genere che non vi piace. Per esempio, io non leggo mai classici appena dopo aver ripreso a leggere dopo il blocco del lettore, perché so che poi ci ricado dentro e no. Cioè, voglio evitare in realtà di leggere classici appena dopo il blocco del lettore. Infatti io leggo classici o li leggevo per scuola alle superiori, oppure li leggo in pieno ritmo letterario che ho da lettrice. Quindi evitate il genere che non vi piace, quello che vi piace di meno, ma scegliete il genere che più vi piace, che più vi appassiona. Ovviamente io, per me è il fantasy, quindi e spero appunto di Nevernight che possa essere il libro giusto, perché appunto voglio riprendere dal fantasy. Ho scelto il genere che mi piace di più e scelgo appunto Nevernight perché ne parlano tutti bene, tutti esaltati, sono esaltata anch'io non avendolo mai letto, ne ho sentito parlare veramente benissimo e ovunque, quindi spero appunto che Nevernight possa essere il libro giusto per riprendere la lettura. Lasciatemi nei commenti tutti i vostri consigli. Cosa fate voi per uscire dal blocco del lettore? Magari posso prendere anche spunto io da voi e non solo voi da me. E magari provo anche a mettere in atto tutto ciò che fate voi per uscire dal blocco del lettore. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!